Dal 2013 ad oggi la Maserati Ghibli di strada ne ha fatta davvero tanta, ma è ancora molto affascinante ed attuale. In più, adesso è anche la prima Maserati ibrida. E allora promette di avere doti al volante sempre molto sportive, ma consumi di carburanti contenuti. Andiamo a vedere come va su strada assieme. La Ghibli ha un design da berlina lussuosa e sportiva, grazie al posteriore da coupé e con quella mascherina frontale rinnovata sembra volersi mangiare la strada. Ritocchi stilistici anche per le luci anteriori e posteriori, che sono sempre a LED. Mentre a identificare l'inedita versione ibrida ci sono dei dettagli in blu elettrico per il logo Maserati e prese d'aria laterali. L'abitacolo rimane un salotto di lusso rifinito perfettamente come ti aspetteresti da una Maserati, e con questo allestimento gran lusso le sedute sono in pelle morbida per un comfort da business class. Ora tutte le versioni di Ghibli si aggiornano con un nuovo sistema di infotainment, con un impianto con display da 10 pollici, connessione alla rete per aggiornare il navigatore e avere informazioni sul traffico in tempo reale, oltre alla possibilità di hotspot wifi e gestione da remoto tramite smartphone di alcuni aspetti dell'auto. E se al suo interno lo spazio per gli occupanti è davvero ammiraglia, anche quello riservato ai bagagli è davvero generoso. Infatti, aprendo il portellone con comando elettrico, sono disponibili 500 litri di capacità standard e 990 litri a divano posteriore abbattuto. Eccomi al volante della Maserati Ghibli Hybrid, un'auto estremamente lussuosa, comoda, con questo design sportivo e queste sedute davvero da salotto buono, riscaldabili o ventilate rispetto alle esigenze, ma questo lo sapevate già. Cosa cambia con la versione ibrida? Beh, sotto al cofano abbiamo il 4 cilindri 2 litri benzina di derivazione Alfa Romeo. Il basamento, per intenderci, è quello dell'Alfa Romeo Giulia e Stelvio da 280 cavalli benzina, che però viene pesantemente modificato dagli ingegneri Maserati. Quindi è stato aggiunto un turbocompressore più grosso e una piccola batteria da 48 volt posta sotto al baule. Questo per evitare un ritardo di risposta ai bassi regimi. Infatti lo vediamo subito nello spunto, che è molto interessante. Le ripartenze da fermo sono buone e ce lo conferma la scheda tecnica con lo scatto da 0 a 100 in 5.7 secondi. A differenza di un sistema plug-in hybrid, che inevitabilmente avrebbe compromesso il bilanciamento dei pesi e quindi anche la sua dinamica di guida, perché comunque la Ghibli è una Maserati ed è divertente da guidare, con un sistema che qui chiamano e-booster, ma che in realtà è una mild hybrid, abbiamo anche la possibilità di avere un motogeneratore collegato con una cinghia all'albero motore del 2 litri benzina, così da poter ricaricare la piccola batteria ioni di litio durante le decelerazioni e avere una sorta di boost quando affondiamo il piede sul pedale dell'acceleratore. Il risultato è avere zero turbo lag, quindi con un peso di soli 13 kg circa, questa piccola elettrificazione, abbiamo davvero molti benefici in termini di erogazione di potenza, linearità, e quindi 130 cavalli e 450 newton per metro di coppia trasmessi all'asse posteriore, beh, sono più che sufficienti per far divertire tra le curve, visto che anche queste sospensioni, come potete vedere qui sui dossi, sono a controllo elettronico e funzionano benissimo. Si possono settare anche in modalità sportiva agendo su un pulsante qui sul tunnel, e così facendo si annulla completamente il rollio e beccheggio di quest'auto, che è comunque un'auto che è lunga quasi 5 metri e pesa circa 1900 kg in ordine di marcia, eppure non lo diresti mai, perché ha un anteriore molto sincero, ha uno sterzo
veramente ben fatto, un ottimo avantreno sia a livello di inserimento di curva che di percorrenza, è preciso, è sincero, è comunicativo. Infatti è una macchina davvero molto comoda, ma agendo sulle diverse modalità di guida, ne abbiamo tre: Normal, Sport e ICE, ovvero quella confortevole che massimizza anche i consumi di carburante da utilizzare soprattutto in città o nei trasferimenti, nei lunghi trasferimenti autostradali. E quindi l'auto Ghibli Hybrid è molto polivalente per questo motivo. Una grossa berlina coupé che all'occorrenza diventa una vera sportiva. Ecco, anche il cambio automatico ZF8 rapporti, una vecchia conoscenza del gruppo, è davvero ben fatto, è molto preciso, non sentiamo gli inserimenti, ma quando li chiamiamo anche in modalità manuale, e qui abbiamo la possibilità di avere le palette al volante, beh, è divertente, massimizza il divertimento di guida. Ha un buono spunto, buono ai medi quando superiamo i 3500 giri, ecco, agli alti forse manca qualcosa perché taglia già a 5900 giri. Invece, parlando di consumi, Maserati dichiara 11.4 km al litro. Beh, se vi fate prendere la mano con i paddle al volante, con l'acceleratore e la modalità sport, sarà un miraggio. Se invece siete più accorti alla questione consumi di carburante nella modalità dedicata ICE, allora i 10 km al litro sono un traguardo davvero raggiungibile. La Maserati Ghibli Hybrid parte da un prezzo di partenza di 86.100 euro, mentre la versione gran lusso che vedete qui in prova costa circa 111.000 euro. E la voce degli optional che costa di più sono i sistemi di sicurezza ADAS di livello 2 con 4.500 euro extra, che visto il blasone, il tipo di carrozzeria, mi sarei aspettato di vedere di serie. Ma voi cosa ne pensate della nuova Maserati Ghibli ibrida? La preferite rispetto alla sorella diesel? Beh, fatemelo sapere nei commenti sotto questo video, lasciate like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube, seguiteci su tutti i nostri social e sul sito motorionline.com, dove troverete l'articolo di approfondimento. Per oggi è davvero tutto, al prossimo video, ciao!